Dunque, è arrivato il momento di Napolitano. Allora, Napolitano, vi ricordo, non so se vi ricordate, ma io insomma ho immaginato che lui dovesse ingoiare rospi ogni giorno, no? Lui aveva il desiderio di farsi un'abbondante colazione, no? E invece doveva leggere i giornali che li presentava al Corazziere 1 e ingoiava rospi, no? Ha ingoiato tanti rospi in passato, quando al governo c'era quello là, quell'altro signore che non mi ricordo mai come si chiama, quello del burlesque, come si chiama? Che tra l'altro, no, che tra l'altro di recente ha detto: ma non penso, non sto pensando al Quirinale. Ma perché c'era questa eventualità? No, perché è come se... è come se la russa avesse detto: non sto pensando al Nobel per la pace. È strano, perché a Stoccolma tutti stanno dicendo: ma accetterai Ignazio? Perché parlano così, c'è un po' l'accento genovese a Stoccolma. Accetterai Ignazio? Dunque, Napolitano in scadenza, nel 2013 termina il suo mandato, ci sarà l'ingorgo istituzionale. Tecnicamente l'ingorgo istituzionale avviene quando scadono presidente e governo insieme. Allora, io me lo sono immaginato che Napolitano, quest'uomo, povero uomo, che voglia andare in pensione un filino prima, no? Adesso partiamo con Napolitano, però io vi devo chiedere una cosa, ragazzi, il finale. Io vi faccio Napolitano, facciamo una proposta che non si può rifiutare. Io vi faccio Napolitano, se però il finale lo fate voi. Ci state? Ok. Allora, si tratterà di cantare una canzone non famosa di più, 4 righe. Compariranno sullo sfondo, sarà facile, lo farete in un attimo e voi vedrete, vi verrà di getto proprio cantare questa canzone. A un certo punto dirò: ecco, il vostro momento, e voi la canterete insieme, sarà un momento bellissimo, speriamo. Antonio, sei pronto? Bene, inno. Care italiane, cari italiani, è con viva e vibrante soddisfazione che il Presidente della Repubblica annunzia che, nonostante in Grecia ci siano dei focolai di preoccupazione, il nostro Paese, la situazione è sotto controllo, il governo è solido ed efficiente. Efficiente, un po' larga, il Presidente ritiene opportuno ritirarsi con un filo di anticipo in quel dimentone per godersi un meritato riposo con la sua Clio. No. Chi ha detto no? Corazziere 1, signor Presidente. Perché no? Non ti piace la Clio? Vuoi che ci andiamo con l'Alfa Romeo, che è più grintosa? No, signor Presidente, lei non può anticipare la fine del suo mandato. Corazziere 1, tu lo sai che cosa succede adesso? No. Il prossimo anno ci sarà l'ingorgo istituzionale. Scadono Presidente e Parlamento insieme. E lo sai cosa si fa quando c'è l'ingorgo? No, cosa si fa? Ma non lo senti mai su radio, tu? Quando c'è l'ingorgo si fa la partenza intelligente. E io me ne vado prima che tornino. Che tornino chi? I partiti. Quelli si chiamano partiti, ma fanno solo finta di essere partiti. Poi tornano sempre. Lei non può andarsene adesso. Presidente, lei non può andarsene adesso, non è previsto dalla Costituzione. Oh, ah, non è previsto dalla Costituzione? No. Ah, no. Non lo sapevo. Oh, e io qua ci sono così per abbuffare i fiaschi. Sì, io non la leggo mai la Costituzione, ogni tanto lo butto anch'io, butto la razza io. Mi scusi. Lo butto anch'io un occhio sulla Costituzione. Non ti permettere, mi hai mancato di rispetto.
Mi scusi. Servimi subito un biscottino con la crema. No. Perché no? Una no. crosta tozza del miele. No. No, signor Presidente. Una Sacher-Torte della pasticceria Guttenbrass di Vienna. No, signor. Di Londra. No. Perché no? Perché prima deve leggere i giornali, signor Presidente. Certo, i giornali. Certo, giusto. L'informazione è il sale della democrazia. Dammi sto giornale, va, che devo leggere? Il Corriere della Sera. Ah, oh, ottimo, ottimo, ottimo. È il sale della democrazia. Un giornale ragionevole, moderato, che sostiene il governo da me fortemente voluto. Sai come lo chiamano questo governo? Questo è il governo Monti Corazziere, lo sai come lo chiamano? No, signor Presidente. Lo chiamano il governo del Presidente. Mm-hmm. E queste sono soddisfazioni. E leggiamolo questo sale, dove leggo? Dove prima, leggo? Prima pagina? Prima pagina, Presidente. Scricchiola il governo del Presidente. Mamma mia, quanto sale di democrazia. Ma puro governo, puro Corriere che mi dà contro. Ma come? Il Corriere, pure tu, che mi sostenevi. Sostiene Curiera. Oh, piccolo omaggio a Tabucchi, scusate, un calambur. Non ce l'abbiamo una Repubblica. La una Repubblica. Repubblica. La Repubblica. Come dite la Repubblica? Grillo, il Colle non vede il boom. Ma come si permette? Ma che turpi mal creati? Ma che titolo è? Ma non lo sanno che io ho fatto una battuta, ho fatto un calambur. Sì, ma parla delle sue dichiarazioni, Presidente. Lei sì. ha detto che non vede nessun boom della lista 5 Stelle. Ma come si permette? No, una battuta. C'è anche la canzone. Boom. Grillo ha fatto il boom. Io non ho visto il boom, forse perché sono sordo. Bellissima, Presidente. Come? Bellissima, Presidente. Ho capito, ridi, ho fatto scherzavo. È una battuta, ma tu non ti diverti mai. Ma quanto sei arido, figlio mio. Altri giornali che mi citano, ce li abbiamo, altre notizie che mi riguardano. La Stampa. La Stampa. Grillo, pignoriamo il Quirinale, costa troppo. Ma va, abbassiamo i toni. Abbassiamo i toni, ma questo mi ha detto una cosa, come si permette? Come si permette? Ma non lo sa che io qui al Quirinale ho fatto fior fior di tagli? Quanto ho tagliato in questo mio quinquennale, settennale? 65 milioni di euro. 65 milioni di euro, corazziere, uno tagliato. Che ci dovrebbe urlarlo dalle finestre e insegnarlo nelle scuole ai bambini. Che l'altra volta c'era una signora che ho tagliato così tanto che siamo poveri, che una signora mi ha messo 10 euro nella tasca e mi ha detto: tenga Presidente, se non compri 3 o 4 caffè. Ho tagliato così tanto che siamo diventati la residenza presidenziale che costa meno al mondo. Siamo gli ultimi. No, no. Come no? Come ti permetti? Non siamo gli ultimi, non siamo i più poveri del mondo? No, 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 siamo gli ultimi. Siamo gli ultimi perché siamo, costiamo di meno. Siamo no, gli no, ultimi. No, siamo gli ultimi perché costiamo di più, siamo i primi. Siamo i primi o siamo gli ultimi? Siamo gli ultimi. No, siamo i primi perché no, costa... Ma che? Conoscere uno? Che è Totò Peppino? E basta. Quanto costa il Quirinale all'anno? 200 milioni di euro. Che ha detto? Che ha detto che sca? Non ho capito, che buffo. 200 milioni di euro. Aia, mi hai fatto male col chiedo scusa. Ma che boffoghi, ma quanto... non ti quanto costa il Quirinale all'anno? Forza, lo si gridi. 228 milioni di euro. Che ti strilli? Non interessa a nessuno. Come ti permetti? Come 228 milioni di euro? 228 milioni di euro alla faccia del bicarbonato di sodio. Ma sono i costi della politica, sono i costi della politica. Per curiosità, la Casa Bianca quanto costa? Non ne ho idea, signor Presidente. Non ne ho idea. La Turca! Sì, sì, sì. La Turca, tu che sei nipote di una partenopea e di un militare del Kentucky, sai per caso con viva e vibrante soddisfazione quanto costa la Casa Bianca? Ma Presidente, io a dire la verità, la parte americana non l'ho mai conosciuta. Ah, hai capito? Guarda, a volte le disgrazie come succede. Quindi possiamo dire che sei totalmente scevro? Completamente, Presidente. Grazie, vai pure, lo turco. Come cammina male, mamma mia. Ma non lo sa nessuno quanto costa la Casa Bianca. Devo chiamare il mio amico Obama, ma guarda un po' te. Obama. 3, 2, 8, 9, 3, 2, 6, 6, 8, 8, 8, ma guarda un po'. Hello, how are you? Sì? Come si permette? Tutto mal creato, ma guarda un po'. Chi era? Salva paese in crisi Beghelli, ma come si permette? 2, 8, 8. 2, 2, 8, 49, 49, 2, 2, 8, 8, 2, 4,
three, one, six, four, four, four. Hello, hello, how are you, Obama? How are you? Sorry, how does it cost indicativamente White House in the year? Yes, I first one included. Yes, yes, yes. Yes, in biancatura, stilettura, sì, un forfettone. Yeah, oh yeah, oh yes. Thank you, ah, very much. Ah, yes. Sì, sì, sì. Quanto costa, signor Presidente? Sì, sì. Mm? Quanto costa la Casa Bianca, signor Presidente? Sì, sì, Air Force One included? Mm-hmm. Quanto costa? Lavatura, stilettura. Quanto costa? Sì, 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 dollaro meno, c'è. Quanto costa? 136 milioni di euro. Ah, più o meno la metà di noi? Mm. Sì, ma si capisci. L'America ha una popolazione rispetto alla nostra che è risicata. No. C'è risicato. No, la loro popolazione è cinque volte la nostra. Ah, bravo, passaputello, cinque volte la nostra. Sei tutto tu, sei tutto tu. E allora quanto costa, se sei tutto tu, l'Eliseo all'anno? Quanto costa? 112 milioni, la metà esatta. Ah, e Buckingham Palace quanto costa? 57 milioni. Ma come vivono male, mamma mia. Ma che figure barbine ci facciamo, sempre figure barbine, figure. Corazziere, come facciamo noi ad abbassare ancora i costi? Come faccio? Deve farlo. Ma come faccio? Presidente. Qui ci sono 2000 dipendenti, qui mica ce li ho messi io qua. Lo Turco! Lo Turco, tu come sei arrivato qui al Quirinale? Presidente, allora, mio padre era l'autista del cognato del fratello, del figlio, del cugino di primo grado, del nipote di un certo Leone Giovanni, che mi ha fatto assumere ringraziando a Dio. Leone Giovanni, animale! È stato Presidente della Repubblica! Un certo Leone Giovanni, amico mio! Vai pure, lo Turco, vai pure! Sulle gambe! Hop, hop. Lo vedi, corazziere 1, che chiunque veniva qui ci metteva i figli suoi? E i figli suoi ci mettevano i figli loro. Noi siamo i più grandi piazzisti di figli del mondo. Corazziere 1, noi pensiamo solo a piazzarci. Questo è un paese assurdo. Dove ti giri, c'è un raccomandato, c'è un infiltrato. Tocca a voi. Noi siamo così. Siamo. Grazie, siete meravigliosi. Silvano Perciore Band, Andrea Zalone, Francesco Freri, tutti gli autori, tutti quanti. Grazie. Vi voglio bene, grazie. Io volevo solo dire una cosa. Abbiamo cantato che siamo così, siamo un po' cialtroni, siamo così. Siamo così, ma siamo anche così. Grazie. We'll be right back.
voglio bene, grazie.